Prima di leggere il brano del Vangelo di oggi bisognava partire dalle ultime parole, quando si dice che questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Giovanni non usa la parola miracolo, ma segno. Ed è alla luce della parola segno che dobbiamo interpretare l'episodio, senza perciò fermarci alla pura cronaca, già l'ho detto mille volte. I Vangeli non sono semplici narrazioni di avvenimenti o di discorsi di Gesù. I Vangeli non sono libri di storia, se per storia intendiamo il succedersi cronologico dei fatti. I Vangeli sono anzitutto libri di teologia. I fatti vengono narrati alla luce di Dio, il quale non falsifica la storicità dei fatti, mancherebbe altro, che Dio sarebbe, ma li interpreta da un'altra angolatura diversa da quella seguita dagli storici in senso stretto. Nei fatti dunque bisogna scoprire il senso profondo di Dio, che talora è così profondo che rimane nascosto ad una lettura superficiale. È il rischio a cui va soggetto chi fa cronaca, pensate al mondo informativo di oggi, e di conseguenza il rischio di cadere nella superficialità e dei lettori o dei passivi fruitori dell'informazione. Occorre la fede, senza tuttavia fare della fede qualcosa di irrazionale. Credo assolutamente che tra scienza e fede, tra fede e ragione, ci sia convivenza. Si tratta tuttavia di dare alla fede e alla ragione il loro giusto valore. È facile cadere nello squilibrio di chi o assolutizza la fede o assolutizza la ragione. Un discorso interessante, ma che ci porterebbe lontano. Soffermiamoci sull'episodio di oggi. Se lo leggessimo come un puro fatto di cronaca, sarebbe pieno di contraddizioni e perciò incomprensibile. Solitamente lo ricordiamo come un grande miracolo. Gesù trasforma l'acqua in vino, togliendo gli sposi da un grave imbarazzo. Letto così, il miracolo ci direbbe poco. Se invece lo leggiamo come un segno, come dice Giovanni, allora gli orizzonti si aprono e possiamo scoprire nell'episodio verità imprevedibili. Il segno ha lo scopo di indicarci qualcosa che va al di là del fatto in sé. Scusate se mi ripeto, ma voglio insistere. Il segno mi dice che c'è qualcosa di più profondo da scoprire, oltre la narrazione del fatto. La bandiera è un pezzo di stoffa o di carta, ma non bisogna fermarsi al pezzo di stoffa o di carta. La bandiera è un segno o simbolo di qualcosa d'altro. Mi indica un'azione, mi indica un bene comune, ad esempio l'acqua, mi indica un valore universale, ad esempio la pace. Così dobbiamo dire dei fatti che i Vangeli narrano: il miracolo è il fatto in sé. Il segno invece va oltre, mi indica che c'è qualcosa di più profondo oltre il fatto in sé. Addirittura gli studiosi parlano di un senso mistico che è presente soprattutto nel quarto Vangelo, quello di Giovanni. Dire mistico è qualcosa ancora di più profondo che dire simbolico. Con la parola mistica tocchiamo il mistero stesso di Dio. Capite allora quale fede ci vuole per leggere con intelligenza, da intus leggere, leggere dentro, il Vangelo di Giovanni. Prima di dire qualcosa sul brano di oggi, vorrei aggiungere che dietro l'evangelista Giovanni, è importante, sentiamo la presenza di una comunità vivace, già avviata sulla strada di una certa maturità profetica. I Vangeli, in poche parole,
Noi diciamo, beh, il Vangelo secondo Marco, secondo Luca, eccetera, eccetera. In realtà i Vangeli, sì, sono stati messi per iscritto da uno, ma dietro i Vangeli ci sono le comunità cristiane. L'Evangelista ha messo per iscritto, ecco, possiamo dire già la rilettura del Vangelo di Cristo da parte delle comunità cristiane. Siamo verso la fine del primo secolo. Chissà quante volte Giovanni e la sua comunità avranno letto e riletto i fatti e le parole di Gesù, chissà quante volte, erano passati 70 anni circa. Per cui gli eventi e i discorsi di Gesù sono stati sottoposti a meditazioni, approfondimenti da parte di una comunità di fede che ha cercato di cogliere quel senso profondo che sul momento, quando Gesù agiva e parlava, gli apostoli non avevano colto. Per essere ancora più chiari, i Vangeli, in particolare il quarto, quello di Giovanni, sono anche opera della fede della Chiesa primitiva. Dietro i Vangeli troviamo già gli interventi di una comunità cristiana che cercava di leggere gli eventi alla luce di Dio, diciamo meglio, dello Spirito Santo. Beh, se vogliamo essere proprio più completi, possiamo anche dire che qualche volta anche l'interpretazione fatta delle comunità cristiane ha creato dei guai, perché ci sono delle cose nei Vangeli che mettono un po' in dubbio la stessa parola di Dio, di Cristo, tanto è vero che noi diciamo, ma qual è veramente la parola autentica di Cristo? C'è già una certa interpretazione delle comunità che certe volte ha falsificato la stessa parola di Cristo. E non è facile leggere i Vangeli. Il Vangelo di Giovanni supera gli altri tre, lo sappiamo tutti, in profondità. Ogni evento assume una tale carica di significati da lasciare noi moderni quasi incapaci di comprendere. Rimaniamo disorientati e preferiamo talora rimanere quasi estranei. Se dovessi ad esempio elencarvi tutti i vari significati che gli studiosi hanno colto nell'episodio di Cana di Galilea, non basterebbero giornate intere. Non lo dico per disprezzo, mancherebbe altro. C'è sempre da imparare, ogni nuova interpretazione aiuta ad approfondire il messaggio. Tuttavia è chiaro che non bisogna esagerare trovando i significati più stravaganti. Dunque Giovanni fa notare che l'intervento di Gesù a Cana va letto come un segno. Perciò ogni particolare può essere importante, anche i numeri, anche le cose apparentemente più insignificanti. Ciò che ci sconcerta, almeno apparentemente, sono le parole del dialogo che si svolge tra Gesù e sua madre. Gli studiosi non sanno ancora come tradurre certe espressioni che a prima vista possono sembrare quasi irriverenti in bocca a Gesù. Sembra che non ci sia comprensione tra i due protagonisti del brano. Sembra addirittura che Maria non voglia fare da comparsa e che imponga la sua presenza. D'altronde avevano invitato anzitutto lei alle nozze. Gesù con i suoi discepoli si erano probabilmente presentati dopo. Notate l'insistenza con cui ho usato il verbo sembrare e gli avverbi apparentemente, probabilmente, a prima vista. Lo ripeto per l'ennesima volta, non siamo davanti a un fatto di cronaca, siamo nel campo mistico e tutto ciò che riguarda il mistero di Dio assume un significato che va oltre il tempo e lo spazio. Ho detto tempo. Qualcuno si sarà chiesto che riferimento possa avere quella, beh, noi non l'abbiamo letto, però se voi andate a leggere il Vangelo un versetto prima si trova questa espressione, il terzo giorno, che inizia, con cui inizia il racconto. Altri traducono tre giorni dopo. Alcuni esegeti vedono il preciso riferimento alla risurrezione. Secondo altri esegeti, l'evangelista Giovanni vorrebbe farci capire che siamo al termine di una settimana, a partire dal momento in cui Gesù è andato da Giovanni Battista. Quindi ci sarebbero tre grandi settimane nella scrittura: la settimana della creazione, la settimana dell'inizio del Vangelo di San Giovanni, poi la grande settimana, la settimana della croce, la settimana santa.
sarebbe davvero interessante vedere il parallelismo tra queste 3 settimane, lo ripeto, siamo nel campo mistico, dove i numeri hanno un loro significato oltre ciò che ci insegna la matematica. Ciò che non possiamo non evidenziare è il contesto nuziale dell'episodio. Abbiamo sentito parlare di matrimonio mistico tra Dio e il suo popolo, popolo eletto, tra Cristo e l'umanità. Nelle nozze la presenza del vino è importante, starei per dire essenziale. Il vino non può mancare sulla tavola degli invitati. Il vino ha tutta una sua ricca simbologia nell'Antico Testamento, soprattutto nei profeti. È simbolo di gioia, del regno messianico, dell'alleanza. Pensate alle coppe di vino durante la cena pasquale, erano diverse. Soprattutto pensate al vino che nella messa si trasforma nel sangue di Cristo. C'è un altro particolare importante. Gesù, per trasformare l'acqua in vino, usa 6 giare o anfore destinate alla purificazione rituale dei giudei. Quasi a dire, d'ora in avanti questi riti saranno sostituiti dal vino nuovo, ovvero dalla nuova alleanza tra Dio e l'umanità. Le anfore erano vuote, quasi indicarci la sterilità della religione ebraica. Guardate che non invento io questa interpretazione, magari qualcuno pensa, Don Giorgio gli dice sempre qualcuno delle sue. Io leggo, mi informo, quindi anche cerco di capire, di mettere insieme un po' le varie interpretazioni dei più grandi studiosi. Una religione ormai morta, quella ebraica, era morta, rappresentata proprio da quei 6 giare vuote, soffocate dai suoi stessi riti. I riti avevano soffocato, ecco, la parte migliore, il cuore della religione ebraica. Nel maestro di tavola, colui che dirigeva il banchetto, gli studiosi vedono i rappresentanti della vecchia religione che non si sono accorti di nulla. Sono proprio costoro, i capi della religione, che non si accorgono che il mondo cambia, che la novità è sempre presente, pronta a farsi valere nelle emergenze storiche. Il mondo sta crollando e loro, i maestri di tavola, sono come assenti, ignari di tutto. È attuale, no? Il Vangelo di oggi, quello che vediamo oggi, no? Nella Chiesa. Vorrei tornare sul dialogo tra Gesù e Maria, che è il cuore dell'episodio. Chiediamoci, come mai Maria stavolta sembra così determinata nell'affrontare il figlio per strappargli uno straordinario intervento? Commenta Don Tonino Bello, ascoltate queste parole perché sono tremende, eh? Oscene nella loro immobilità, ingombranti nella loro ampiezza prevaricatrice, gelide come cadaveri perché di pietra, inutili perché vuoti agli effetti di una purificazione che sono ormai incapaci di dare, le giare sono 6 e non 7, che è il numero perfetto. Esse quindi, questi contenitori, queste giare, no? Sono il simbolo malinconico di ciò che non giungerà mai alla completezza, che non toccherà più i confini della maturazione. Il loro tempo era finito, la religione ebraica doveva morire, che resterà sempre al di sotto di ogni legittima attesa e di ogni bisogno del cuore. Ebbene, di fronte a questo scenario di paresi irreversibile, rappresentato dalle giare di pietra come le tavole di Mosè, Maria non solo avverte che la vecchia alleanza è ormai logora, e anche Maria ha interpretato questo segno nel modo giusto, e che l'antica economia di salvezza fondata sulle prescrizioni della legge non ha più ragione di esistere, ma sollecita coraggiosamente la transizione, il passaggio. Quindi vedete come è importante la parte della Madonna, e dobbiamo capire dove sta, ecco, il valore della Madonna.
Non invece come certe volte, no? Ecco, secondo le nostre devozioni che sono veramente comiche e ridicole. Vede il mondo che boccheggia nella tristezza e invoca da suo figlio non tanto uno strappo alla legge della natura, trasformare l'acqua in vino, no? Quanto uno strappo alla natura della legge. Questa non contiene ormai più nulla, non è in grado di purificare nessuno e non rallegra più il cuore dell'uomo. Quindi, ecco la cosa importante, è da cambiare, è la legge, andava cambiata la legge. Perciò chiede a Gesù una anticipazione del vino della nuova alleanza che lei presente, ricordiamo, no? Sotto la croce sarà presente, no? Sgorgerà inesauribile nell'ora della croce. Non hanno più vino. Non è il tratto di una provvidenziale gentilezza che sopraggiunge a evitare la mortificazione dei due sposi. Vedete allora, no? Che torna al mio concetto di prima, non va letto come una cronaca questo fatto. È un grido d'allarme che sopraggiunge per evitare la morte del mondo. Sono parole stupende queste di Monsignor Tonino Bello, ha centrato molto bene. Gesù, di fronte alla richiesta così decisa della madre, anche se inizialmente riluttante, sembra quasi cedere di colpo, quando Maria ordina ai servi di tavola di obbedire agli ordini del figlio. Lasciamo stare, sarebbe troppo lungo di fare un'accurata e approfondita esegesi dell'espressione «la mia ora». Naturalmente l'ora era quella della croce, comunque un chiaro riferimento alla croce. Ciò che sconcerta è come Gesù chiama Maria, donna, donna. Anche sulla croce tornerà questa parola, donna, ecco tuo figlio, in riferimento a Giovanni, donna. Anche la samaritana verrà chiamata donna da Gesù. Nei momenti più cruciali e più determinanti appare la donna, e io ho scritto qui D maiuscola, la donna per eccellenza, quasi come un riscatto di quella prima donna, Eva, che secondo la Bibbia era stata la causa del peccato originale, secondo un certo racconto della Bibbia. La donna, tanto perfida quanto nobile, io direi più nobile, tanto tentatrice quanto ancora di salvezza, in Maria Gesù vede il riscatto della donna. Maria era stata quasi umiliata quando Gesù, dodicenne, era rimasto nel Tempio ed era stato come rimproverato da Maria. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? A Cana, Maria ha la sua rivincita. Riesce perfino ad anticipare la gloria della croce, quando Gesù morendo riscatterà l'umanità. Maria, ovvero la donna dell'umanità, che ha la capacità, per il suo genio, di sconfiggere ogni potere. La lotta sarà, lo dice la Genesi, la lotta sarà tra la donna e il maligno. Ma perché non ricordiamo queste cose? E la donna lo sconfiggerà, la donna. Fate le riflessioni che volete, così pure ogni applicazione storica. Un dato è certo, la donna salverà l'umanità. D maiuscola, donna, umanità maiuscola. Sì, in Cristo. Ma Cristo era anche di un altro mondo. Maria era una semplice creatura, ma che creatura!